Ancora una tragedia della strada nell'Aretino. Un uomo di 65 anni ha perso la vita nella notte lungo la E78 all'altezza di Tegoleto, in un punto in cui c'è un cantiere con restringimento della carreggiata. La vittima si chiamava Domenico Dezzani, originario del Piemonte ma residente nel comune di Monte San Savino. Lo schianto fatale attorno alla mezzanotte, quando una vettura guidata da un quarantenne ed un'altra condotta invece dal 65enne sono state coinvolte in un tamponamento. Entrambe sono finite fuori strada, un terribile impatto contro il guardrail, poi i veicoli sono andati a terminare la propria corsa nella boscaglia a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'emergenza urgenza, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso del 65enne, mentre il quarantenne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Al lavoro anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri, che dovranno adesso chiarire l'esatta dinamica dello schianto. La salma della vittima si trova nelle camere mortuarie dell'ospedale San Donato a disposizione della magistratura.